Ciao a tutti dal mondo calcistico, oggi parlerò di Dybala e del suo imminente passaggio da Roma da svincolato, quindi a parametro zero, e farò una ricostruzione tra quello che è successo nelle trattative tra Inter, Napoli e ora Roma, e vi propongo una parte di una live che feci proprio sull'Inter e su Dybala. In tre, Lukaku, Lautaro, Dybala, possono giocare assieme? Io sinceramente una cosa del genere la valuterei per partita in corso. Cioè, pensare di fare un'intera stagione con loro tre titolari non mi piacerebbe. Tornando al discorso di prima, Lautaro, che deve giocare attaccante centrale, prima punta, e poi anche dal punto di vista del sacrificio, cioè Dybala ha dimostrato che a volte sacrificarsi non gli piace più di tanto, però supportare un attacco del genere qualcuno lo deve fare. Quindi devi massacrare i centrocampisti e i difensori a quel punto. Quindi togli magari un Çalhanoğlu, Mkhitaryan, però Barella e Brozovic poi li disintegri, cioè più di quello che fanno, perché già fanno tanto. Quindi se devono supportare una cosa del genere è tosta. Io faccio adesso un discorso un po' particolare, nel senso, se fossi l'Inter e avessi la disponibilità economica per permettermi Lautaro, Lukaku e Dybala, direi ok, dai, tutti, li prendo tutti, non mi interessa. Però allo stesso tempo penso, Dybala vuole essere messo in discussione, quindi poi mettiamo il caso che giochi a due attaccanti. Dybala vuole essere messo in discussione e doversi fare il mazzo per essere il titolare? È in quella modalità, in quel mood, in quella condizione per dover mettersi così tanto in discussione? Io sinceramente ora come ora penso no. Non penso che Dybala voglia rischiare di essere un panchinaro, perché cioè ha fatto la Juventus. ma secondo me anche un po' le sue richieste, chiaramente anche qui entriamo un po' nell'universo di quello che si dice, poi che le fonti siano attendibili o meno, però è andato di fatto che le sue richieste comunque siano abbastanza alte e che comunque lui vuole è consapevole, quindi si sente un giocatore di prima fascia, un giocatore di primo livello, e quindi vuole entrare in un contesto e in determinate dinamiche che lo facciano sentire tale. Quindi è chiaro che in quel caso lì, secondo me, come hai detto tu prima, non lo vedo così predisposto, ecco. E lì, secondo me, Marotta ci stava lavorando veramente molto, ma appena visto che poteva prendere Lukaku lo ha messo in disparte per un attimo, poi magari saluta Lautaro e dice ok, vieni Dybala, e lì puoi ragionare su Lukaku e Dybala, che sarebbe una coppia a livello tattico clamorosa, secondo me. Sì, cioè, proprio sono funzionali tra di loro, però ora come ora fatico a pensare a tre attaccanti del genere. Poi è ovvio che per l'Inter va bene, nel senso, se hai la disponibilità economica e ti puoi permettere questi tre attaccanti, a loro sta bene, assolutamente. Però diciamo che ora come ora l'Inter non è il Real Madrid di turno che dice a Rodrigo guarda stai in panchina, o lo dice a Camavinga, o adesso vediamo se lo dirà a Militao, a Rudiger, Alaba, vediamo. A ciò aggiungo il fatto che l'Inter, anche volendo, non è riuscito ad affondare il colpo su Dybala, anche perché comunque in rosa ha ancora tanti attaccanti, e a mio parere Dybala si è ritrovato nelle condizioni di essere a metà luglio ancora ad aspettare l'Inter, quindi secondo me ha fatto la scelta migliore, cioè evitare di aspettare l'Inter per troppo tempo e magari rimanere anche senza squadra, e accettare subito la proposta della Roma per andare subito in ritiro. Apro una parentesi anche sul Napoli, perché nonostante il Napoli giochi in Champions League, diciamo che le aspettative di Dybala sul futuro, quindi sull'ottenere trofei o continuare a giocare in Champions League, non sono delle migliori. Il Napoli sta rivoluzionando tutto, quindi ci potrebbe essere qualche difficoltà nell'ottenere dei risultati, quindi Dybala ha scelto di fare un salto indietro, andare nella Roma che gioca in Europa League, però comunque ha un progetto molto interessante che potrebbe raccogliere i propri frutti nel futuro. A ciò ovviamente va aggiunto Mourinho, quindi, che sta rivoluzionando tutto nella Roma, ha ottenuto già i risultati a mio parere molto importanti, ed ecco come è stato convinto anche Dybala. Si sta parlando anche di Zaniolo, a mio parere è un po' complicato vederlo ancora alla Roma, ma vedremo, non lo do per partente certo, quindi ipotizzo un attacco composto da Pellegrini, Dybala e Abraham, e potrebbe giocare in un determinato modo. A seconda dell'avversario, di come potrebbe giocare in fase offensiva, fase difensiva, nelle transizioni, si potrebbe vedere o Pellegrini alle spalle delle due punte, quindi Abraham e Dybala,
o si potrebbe vedere anche una sorta di attacco a tre con Pellegrini e Dybala magari un po' più larghi, preciso non da attaccanti esterni. Dybala, a mio parere, potrebbe trovare molto feeling con Abraham, perché è un attaccante che sa andare contro la palla, quindi andare a prenderla, fare da sponda per lo stesso Dybala, lo faceva anche per Zaniolo e per Pellegrini, e soprattutto sa attaccare gli spazi. Dybala ovviamente, quando si ritrova con un attaccante che attacca questi spazi, si trova a suo agio. Ho visto un po' di scetticismo nei confronti di Dybala, che dovrebbe fare costanti contropiedi, quindi farsi tutto il campo per andare in avanti, però alla fine dei conti è quello che ha fatto tante volte alla Juventus e che fa anche in nazionale, e non è assolutamente un problema, perché lui non è un attaccante statico che rimane fermo, anzi gli piace cercare gli spazi, e quando sono tanti, sono grandi, lui si esalta ovviamente, sia quando deve ricevere il pallone, quindi va tra le linee magari, e sia quando deve servire il pallone, quindi in questo caso ripeto con Abraham. Ovviamente giocherebbe diversamente rispetto a Zaniolo, perché a quest'ultimo piace correre con il pallone, farsi 30-40 metri con il pallone tra i piedi, cercare il dribbling. Dybala ovviamente non ha queste caratteristiche, quindi il gioco sarebbe totalmente diverso. Mourinho potrebbe abbandonare la difesa a 3, quindi proporre un sistema di gioco con 4 attaccanti e vedere magari Dybala, Pellegrini, Zaniolo e tutti gli altri. Non è da escludere, però a mio parere Mourinho, come ha detto lui stesso, ha trovato degli equilibri con questa difesa 3, quindi qualora si riesca a trovare un altro difensore molto affidabile, si potrebbe comunque tranquillamente continuare così. A mio parere Dybala ha fatto molto bene ad accettare la Roma, perché Mourinho sicuramente cercherà di metterlo nelle condizioni di essere al centro di tutto. C'è anche un mondiale, Dybala ovviamente ci vuole andare, e anche andandoci vuole giocare, ovviamente non fare la riserva. E un altro aspetto di cui si è parlato molto è il numero di maglia. Diciamo che bisogna comprendere alcuni aspetti. Se parliamo di aspetti di cuore, quindi legati ai sentimenti, ovviamente la numero 10 va data assolutamente a Pellegrini. Probabilmente questa scelta sarebbe stata fatta anni fa, in cui questi sentimenti, questo cuore erano molto forti, mentre ora con questa nuova società, con Mourinho a capo che vuole ottenere il meglio, il massimo, e quindi per forza di cose alcuni sentimenti vanno accantonati, diciamo che vedere Dybala con la 10 in fatto di marketing sarebbe un qualcosa di clamoroso. La 21, numero molto caro a Dybala, ad ora è di Matic, però vedremo bene. Cosa pensi tu di Dybala? Ciao a tutti da Mondo Calcistico.